storia di colui che tutto muove, per l'universo penetra e risplende in una parte più e meno altrove. Nel ciel che più della sua luce prende fu io e vidi cose che ridire né sa né può chi di lassù discende. In un istante ho visto pianeti, sistemi stellari e intere galassie. E poi lo spazio ultradimensionale, oltre i confini del tempo. E ho visto tutto questo improvvisamente precipitare, concentrandosi in un unico punto. E davanti a questo globo di luce, più luminoso di milioni di soli, che riempiva l'oscurità, c'era la mia coscienza, che a quel punto andava molto al di là delle normali capacità di un essere umano. Il caso di Eben Alexander ha suscitato grande scalpore in tutto il mondo e il suo libro, in poche settimane, è divenuto un vero e proprio bestseller negli Stati Uniti. Ma chi è Eben Alexander? Cosa ha visto esattamente? E perché la sua vicenda è così sorprendente? Davvero quest'uomo possiede le prove dell'esistenza di una vita oltre la vita? Mi chiamo Alexander Eben III, sono un medico. Attualmente lavoro come neurochirurgo a Lynchburg, in Virginia. Ho lavorato per la facoltà di medicina di Harvard per quasi 15 anni in qualità di professore associato, specializzato in neurochirurgia. Da giovane desideravo credere in Dio, nel paradiso e nella vita oltre la vita. Poi, dopo 20 anni di attività nel campo della neurochirurgia, non riuscivo più a concepire che la coscienza potesse sopravvivere alla morte del cervello e del corpo. Non potevo immaginare l'esistenza di un al di là. Così, alla fine, ho perso anche la fede. Ma il mio viaggio, l'esperienza che ho vissuto, mi ha fatto comprendere con grande chiarezza che la coscienza può esistere in una forma estremamente profonda e complessa anche al di là del nostro cervello. Eben Alexander sostiene di aver vissuto un viaggio straordinario in un'altra dimensione. Un viaggio che, secondo la scienza, non sarebbe mai dovuto accadere. Vissuto mentre il suo corpo era privo di sensi e il suo cervello in uno stato di totale incoscienza. Ma c'è di più. Dopo questa esperienza ai confini della vita, il dottor Alexander avrebbe scoperto un fatto sorprendente sul suo passato, che dimostrerebbe come il suo viaggio non possa essere soltanto frutto di un sogno. Un fatto che fra poco vi sveleremo. Un trauma cranico, una crisi cardiaca, un'alterazione improvvisa del metabolismo possono portare al coma, uno stato di profonda incoscienza da cui a volte è impossibile risvegliarsi. Ma in questa condizione drammatica, che spesso anticipa il decesso, c'è chi ricorda di aver vissuto esperienze straordinarie, di aver visto i primi soccorsi uscendo fuori dal proprio corpo, di aver attraversato un tunnel di luce e infine di essere stato riportato in vita in modo miracoloso da una persona cara o da un angelo. Questo fenomeno è detto NDE, Near Death Experience. Il dottor Van Lommel è uno dei massimi esperti al mondo di NDE e i suoi studi sono stati pubblicati sulle più importanti riviste scientifiche. Nella sua carriera ha esaminato decine di pazienti, protagonisti di un'esperienza ai confini della vita.
Preferiscono tutti gli stessi elementi. Vedono un tunnel, vedono una luce, hanno una visione di tutta la vita che hanno vissuto fino a quel momento. Hanno la percezione di trovarsi fuori dal loro corpo, oppure a volte vedono i loro parenti defunti. Inoltre, tutti raccontano l'esperienza del ritorno della loro coscienza nel corpo, che è un momento terribile per loro. Mi hanno sempre detto, fin dall'inizio, che sarei tornato indietro, che ero destinato a tornare, che non sarei rimasto lì per sempre. E questo provocò in me una profonda tristezza. Mi rendevo conto che le porte del paradiso per me erano chiuse. Eppure restava in me una profonda fiducia. Sapevo che qualcuno si sarebbe preso cura di me, che sarei stato amato e accudito e che non avrei avuto più nulla da temere. Janice Holden insegna psicoterapia all'Università del Texas e si occupa di NDE da 35 anni. Anche lei ha avuto modo di studiare centinaia di casi. Molti testimoni riportano ciò che noi definiamo il fenomeno della percezione realistica. La persona, cioè, vede o sente qualcosa che è al di fuori del campo visivo o uditivo in cui si trova il suo corpo e che poi si dimostra essere accaduto davvero. Ad esempio, uno dei casi che racconto sempre è quello di una donna che si trovava in sala operatoria per un intervento. Mentre i medici cercavano di rianimarla, lei ha avuto un'esperienza di premorte piuttosto complessa. È uscita dalla sala operatoria, ha fatto un giro dell'ospedale ed è arrivata in un corridoio dove ha visto suo padre che metteva dei soldi in un distributore automatico per comprarsi una barretta di cioccolato. La cosa curiosa è che lui era un salutista convinto e non avrebbe mai mangiato del cibo spazzatura, ma quella volta lo ha fatto. Una volta svegliata dal coma, la donna scoprì che nel preciso istante in cui l'aveva visto, suo padre aveva davvero mangiato quella barretta di cioccolato, in un'altra parte dell'ospedale, lontano dalla camera in cui sua figlia era ricoverata in stato di incoscienza. Come è possibile tutto ciò? Episodi come questo suggeriscono che le esperienze ai confini della vita non sono puramente soggettive, ma hanno una corrispondenza con la realtà. La mattina del 10 novembre del 2008 mi svegliai alle 4:30. Ero qui, a casa, al piano di sopra. Sentivo dei dolori fortissimi alla schiena, mai avvertiti prima. Poco dopo entrai in coma e rimasi in quello stato per i 7 giorni successivi. Quando Eben giunge al pronto soccorso, le sue speranze di sopravvivenza sono del 10%. Ma nei giorni successivi il corpo non risponde agli antibiotici e la meningite causa gravissimi danni al cervello. Dopo 7 giorni le possibilità di un risveglio dal coma si sono ridotte al 2%. Ma soprattutto i medici inizialmente ritengono che non ci sia alcuna possibilità di un pieno recupero sul piano neurologico. Eppure, mentre gli strumenti non registrano più alcuna attività cerebrale, Eben Alexander sta compiendo il viaggio più straordinario di tutta la sua vita. Mi ritrovai come sommerso in un lago di fango. Mi sembrava di essere circondato dalle radici degli alberi e sentivo un suono ritmico, ossessivo, come i colpi di un martello su un incudine. Non ricordavo nulla della mia vita passata. Era come se fossero passati secoli o addirittura migliaia di anni. Prima mi sembrava di vedere il mondo con gli occhi di un verme.
Alla fine venne in mio soccorso una luce che si muoveva a spirale, lentamente. Veniva verso di me. Era molto brillante e aveva dei sottili filamenti dorati. E mentre si avvicinava, udivo una musica bellissima. Poi la luce bianca aprì una specie di portale che si affacciava su una vallata incantevole e rigogliosa, piena di vita. In coma da 7 giorni e privo di qualsiasi attività cerebrale, Eben Alexander sta vivendo un viaggio straordinario con la mente. Come è possibile? Esiste forse una coscienza al di là del corpo? E tutto ciò rappresenta forse una prova che esista una vita al di là della vita? L'indagine continua.
recently those who've had near-death experience. Negli ultimi anni sono stati studiati 65.000 casi di NDE in tutto il mondo. Quasi tutti i pazienti raccontano di aver rivisto scorrere tutta la propria vita in pochi istanti, di aver incontrato persone care defunte e di aver visto il proprio corpo da un punto di vista esterno, come se l'anima ne fosse uscita. Ma l'esperienza più diffusa è probabilmente quella del tunnel di luce, un'esperienza già nota molti secoli fa. Nel 1500, ad esempio, il pittore fiammingo Hieronymus Bosch rappresentò l'ingresso del paradiso proprio utilizzando l'immagine di un tunnel di luce che accoglieva le anime dei beati. Altri raccontano di aver visitato luoghi meravigliosi, dove campi di fiori, animali, alberi, tutti gli elementi naturali presentavano colori più vividi di quelli reali e brillavano di luce propria. All'improvviso quella grande luce bianca tornò verso di me, si aprì e si trasformò in una porta dimensionale. E così ancora una volta potei fare ritorno in quella splendida vallata, sulle ali della farfalla, il mio bellissimo angelo custode accanto a me. Lei era di nuovo lì e mi rassicurava che sarei stato amato e accudito con affetto, per sempre. È la ragazza che si trova sempre accanto ad Eben. E qual è il senso di tutto questo viaggio? Perché, dopo essere stato accolto in quello che sembrerebbe il paradiso, il medico americano sta per essere riportato bruscamente indietro, qui sulla Terra? Il racconto del dottor Alexander ha ancora in serbo diversi colpi di scena. Ma prima di svelare gli eventi sorprendenti che stanno per accadere, dobbiamo porci una domanda. È possibile che l'esperienza vissuta da Eben sia solo il frutto di un sogno? Un sogno vivido, ma pur sempre un sogno? Esistono teorie che chiamano in causa la fase REM del sonno. Ad alcune persone può accadere che al momento del risveglio il sogno che stavano facendo non si interrompa. Tuttavia i sogni sono qualcosa di irrazionale, non seguono uno schema fisso né corrispondono ad una realtà oggettiva. Le esperienze ai confini della vita, invece, hanno sempre una struttura simile e a volte trovano riscontri nel mondo reale. L'idea che queste esperienze siano in qualche modo legate ai sogni non ha alcun fondamento. Alla fine, l'unica spiegazione ragionevole è che tutte queste persone abbiano vissuto un'esperienza reale, non solo dal punto di vista soggettivo, ma anche dal punto di vista oggettivo, e che è diversa da qualsiasi altro stato di coscienza a cui siamo abituati. Che sia accaduta davvero o che sia solo frutto della sua immaginazione, l'esperienza di Eben resta inspiegabile. Secondo le apparecchiature mediche, infatti, il cervello del dottor Alexander si trovava in uno stato di totale inattività, uno stato in cui non avrebbe potuto creare alcun tipo di sogno. Ma c'è di più. La visione del dottor Alexander sta per trovare un legame inaspettato con la sua vita reale. Quella presenza divina e di amore, che molti chiamerebbero Dio, era proprio di fronte a me, di fronte alla mia coscienza. Mi disse che mi avrebbe mostrato molte cose,
ma che poi sarei tornato indietro. In seguito ho potuto vedere il male e l'ingiustizia di questo mondo. Ho compreso che il Creatore, malgrado sia onnipotente e onnisciente, permette queste cose per lasciare agli uomini la libertà di scegliere. Eben Alexander si trova di fronte a un globo luminoso che racchiude in un punto l'universo intero. Poi torna nuovamente nella vallata delle farfalle. Ma a un certo punto qualcosa di sconvolgente richiama la sua attenzione. Una voce che proviene dalla Terra. Arrivò il mattino della domenica. Era il settimo giorno di coma. I medici dissero che se non avessi mostrato qualche segno di miglioramento nelle successive 12 ore, avrebbero valutato la possibilità di sospendere le cure e di lasciare che la natura avesse fatto il suo corso. Mio figlio Bond, di 10 anni, ascoltò questa conversazione e subito corse nella mia stanza e provò ad aprirmi gli occhi. Mi disse che sarei migliorato e mi pregò di mettercela tutta. Diceva che sarei guarito e continuava a ripetere queste parole. Io non capivo nulla. Non capivo ciò che diceva, ma a un livello più profondo, il mio legame con lui, con mio figlio, riuscì a catturare la mia attenzione. E quello fu il momento più drammatico di tutto il viaggio. Immerso in una realtà totalmente distante dalla nostra, Eben si ricorda del mondo che ha lasciato. Fu in quel momento che iniziai a riprendere coscienza. Aprii gli occhi e tutti quelli che erano attorno a me, la mia famiglia, i medici e gli infermieri, rimasero scioccati. Non credevano assolutamente che mi sarei risvegliato dal coma e che sarei tornato a parlare. Ero tornato sulla Terra. Il mio cervello e quasi l'intera corteccia cerebrale erano stati completamente distrutti dalla meningite. Teoricamente non avrei potuto vivere alcuna esperienza in quelle condizioni. Questo per me resta il più grande mistero. Il fatto che quando sono uscito dal coma, le mie capacità linguistiche, i miei ricordi e anche le mie conoscenze di neurologia sono tornate ad affiorare. Nel giro di 6 settimane ho scritto circa 20.000 parole, nelle quali ho cercato di descrivere tutto ciò che avevo vissuto. Se prima di questa esperienza mi avessero chiesto quali ricordi possa avere un paziente che si sia risvegliato da un coma profondo, avrei risposto certamente nulla. Nessun ricordo, assolutamente nulla. Ma allora, la mente è un semplice prodotto del cervello, come sostengono alcuni scienziati? Oppure esiste una coscienza nell'uomo che va al di là dei meccanismi del sistema nervoso? Sostanzialmente il cervello non può dare vita alla coscienza. Nessun neurologo e nessun altro scienziato al mondo possono sostenere che la coscienza sia un mero prodotto della chimica e della biologia del cervello. Perché in realtà nessuno sa cosa sia esattamente la coscienza. Ma tutta questa vicenda mi ha fatto capire, in modo chiaro, che la nostra coscienza è molto più ricca e articolata quando è libera dal cervello e dal corpo. Ora sono convinto che quando il nostro corpo fisico morirà, la nostra coscienza si innalzerà fino a un livello più elevato, a una dimensione che va al di là dello spazio e del tempo. Ma c'è una domanda a cui il dottor Alexander non riesce ancora a trovare una risposta. Perché nella sua esperienza ai confini della vita non ha incontrato suo padre, la persona a lui più cara? E chi era invece quella ragazza che lo aveva accompagnato durante il suo viaggio nell'aldilà? All'inizio facevo davvero fatica a trovare una soluzione a questi due enigmi. Erano trascorsi 2 mesi dall'uscita dal coma e avevo letto molti libri sulle esperienze di premorte, quando a un tratto
compresi che la risposta che stavo cercando aveva a che fare con le origini stesse della mia vita. Io sono il figlio di una ragazza madre. Sono nato nel 1953 e quando avevo solo 2 settimane, i miei genitori naturali hanno deciso di darmi in adozione. Dunque, l'uomo che aveva accudito Eben sin da piccolo non era il suo padre biologico e per qualche strana ragione non sarebbe stato possibile incontrarlo durante l'esperienza ai confini della vita. Ma c'è di più. Pochi mesi prima di cadere in coma, Eben Alexander era riuscito a rintracciare i suoi genitori naturali. Per me fu molto importante incontrarli per guarire dalle ferite della mia infanzia. Però fu una sensazione agrodolce perché ogni tanto li sentivo parlare di mia sorella, Betsy, che era scomparsa nel 1998 e che io non avevo mai conosciuto, perché era deceduta prima ancora che io venissi a sapere dell'esistenza della mia famiglia biologica. Ma un giorno Eben riceve una fotografia della sua sorella scomparsa. Guardai la foto di Betsy e finalmente capii tutto quanto. Era proprio lei la ragazza che stava accanto a me, sulle ali della farfalla. Il ricordo visivo era perfetto e l'espressione di Betsy nella fotografia sembrava dirmi: l'hai capito, finalmente. Fu un vero e proprio shock. Fu come schiantarsi contro un muro a 150 km orari. Rimasi senza fiato. Provai un'emozione fortissima perché a quel punto tutte le tessere del puzzle tornavano a posto. Tutto iniziava ad avere un senso. Personalmente credo nell'aldilà. Ma non penso che le esperienze di premorte possano da sole provare scientificamente l'esistenza del paradiso. Ora so che esiste una realtà molto più ricca di significato, profonda ed eterna, che è alla base di tutto. Questa realtà potremo vederla solo quando lasceremo il nostro cervello e il nostro corpo. Il paradiso è una realtà legata a quel Dio d'amore che è al centro di tutto. Nessuna religione è la religione giusta. Infatti, ciascuno di noi, nella profondità dell'anima, può incontrare Dio e sperimentare il suo legame intimo con Lui. Questo è il vero paradiso. È qualcosa di reale. La scienza e la fede possono sostenersi a vicenda, ma la scienza attuale deve allargare i propri orizzonti per abbracciare in modo completo il mistero insondabile della coscienza e dell'anima, che esistono anche al di là della vita.